Arkady Babchenko, noto corrispondente di guerra russo, costretto a trasferirsi in Ucraina dopo le critiche al ruolo di Mosca nel conflitto ucraino, è stato ucciso a Kiev con colpi d'arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Sua moglie era in casa, ha sentito gli spari ed è uscita dal bagno. Ha visto il marito a terra in una pozza di sangue e ha chiamato subito l'ambulanza. È morto durante la corsa in ospedale, ha riferito il portavoce della polizia, Yaroslav Trakalo. Noto per la sua posizione anti-Putin, Babchenko è la seconda voce critica del Cremlino, che viveva a Kiev, ad essere uccisa in meno di 2 anni. Secondo la polizia, l'omicidio è legato al lavoro del giornalista, che da anni scriveva della guerra nell'est separatista e aveva anche scritto un libro. Stiamo vagliando tutte le versioni, ma l'ipotesi principale è che il delitto sia legato alla sua professione, ha aggiunto il portavoce della polizia.